in a beginner. Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi siamo qua a parlare della nuova carta di Clash Royale. La conoscete tutti, lo sapete meglio di me, è l'arciere magico. Possiamo già ottenerlo vincendo la sfida che questa mattina è stata resa disponibile a tutti noi giocatori e quindi io intanto vi auguro di poterla vincere e di poterlo avere prima di tutti. Per chi come me non riuscirà mai a vincere la sfida, andiamo invece a ragionare su quello che è questa nuova carta, su che cosa succede con questa nuova carta al gameplay globale di Clash Royale. Perché ragazzi, è una cosa importante, è stata inserita una nuova carta che ha una meccanica unica. E non è da sottovalutare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è una carta che fa una cosa che solo quella carta lì può fare e che non è mai stata vista in Clash Royale, ovvero sia scoccare un colpo, in questo caso una freccia, che colpisce fino alla fine del suo range di attacco, ragazzi. Una cosa molto molto pesante da poter counterare, molto molto difficile da poter capire soprattutto in questi giorni, e quindi adeguare, strutturare un deck in modo da potersi difendere eventualmente anche da un mago arciere. Ciò nonostante, sono un po' di bastardoni quello lì della Super Check che continuano a metterci dentro le carte. Uno si porta su le carte, porco Giuda, facendo le richieste, stando lì attento alle 7 ore, e poi vedi che tutto va in sbrindelli perché purtroppo viene introdotta una nuova carta. Comunque ragazzi, andiamo a fare un attimo un'occhiatina. Intanto questa è la sfida, la state vedendo anche voi ragazzi. Premio garantito alla fine delle 12 vittorie è la leggendaria, mentre poi ci sono gold, carte epiche e tante altre cose interessanti. Per la precisione, 1000 di gold a 2 vittorie, 20 carte rare a 4 vittorie, 3000 di gold a 6 vittorie, 5 carte epiche a 8 vittorie, 10k di gold a 10 vittorie e ovviamente il mago arciere alla fine, ragazzi. Prima di andare a vedere un po' quello che concerne gli abbinamenti, i counter, tutto quello che può essere usato con e contro il mago arciere, andiamo solo a dargli un'occhiatina, ragazzi. Non puoi definirlo né stregone né arciere. Scocca una freccia magica che colpisce tutti i nemici sul suo cammino. Ci resti di stucco, ma non è un trucco. Questa è la descrizione del nostro mago arciere, 96 di danno ad area per il primo livello, con addirittura velocità dei colpi a un secondo, ragazzi, e non solo, i colpi, oltre a poter colpire i bersagli di aria e di terra, se non ricordo male, hanno addirittura un danno a splash. Quindi splash, sì, hai capito bene. Quindi dovrebbero anche danneggiare quello che c'è intorno a loro. Portata del proiettile, ragazzi, 11! Cacchio, neanche l'arco X a momenti c'ha 11! Bersaglio aria terra, velocità media, punti ferita 490, tempo di schieramento 1 secondo. Già qui, ragazzi, cioè, allora dimmi direttamente che mi dai in mano il Gatling e vado in giro così a sparare alle orde e alle truppe nemiche e abbiamo risolto. Mi hanno fatto una truppa che va a colpire l'aria e la terra con un proiettile che non può essere stoppato e addirittura con 11 di portata. Va bene, ha dei counter ovviamente, ragazzi, il mago arciere. Sono in 3 principalmente le carte che dovremmo avere nel deck per poter counterare eventualmente un mago arciere: la fireball, la poison o in alternativa il fulmine. Diciamo che gli spell sono proprio quelle carte che danno più fastidio al nostro mago. Con che cosa lavora bene, diciamo, dove lo possiamo piazzare, con che truppa possiamo affiancarlo? Di certo, ragazzi, il golem, il gigante, il mastino napoletano sono delle
carte che lavorano da Dio con l'arciere magico. Quindi, oltre ad averci potenziato il principe nero che fa il danno a terra da splash, ci danno anche l'arciere magico, così Ale, da 1800 trofei trovi gente col golem arciere magico, siamo a posto. Quindi i tank sicuramente da giocare davanti, ma anche il cimitero, ragazzi, e addirittura o Grider e Miner sono altre due carte che lavorano veramente veramente bene con questa nuova leggendaria. Bisogna saper sfruttare, ragazzi, ovviamente la sua potenzialità. Bisogna avere delle skill per poterla piazzare bene, bisogna averne altrettante per difendersi bene. Possiamo, ragazzi, usare il mago arciere per fare anche dei micro push, diciamo, che tanto micro in realtà non sono, diciamo, sono dei push fastidiosi con la princess, ovviamente, con il boia, con il bocciatore, con il drago normale e con il gran cavaliere. Lavora veramente bene, possiamo creare con un quantitativo abbastanza sostanzioso di elisir degli attacchi che però ci lasciano anche eventualmente la possibilità di difenderci. Altrimenti, ragazzi, possiamo aiutare il nostro mago arciere con due spell che sono il tronco e il tornado. Ragazzi, tornado vi consiglio di giocarlo. Io vi ricordo che il mago arciere colpisce dalla nostra metà campo, quindi capisci che se tu mi metti il mago arciere dietro, mi incastri col tornado le truppe in linea retta, abbiamo già fatto due conti, diciamo. Possiamo, ragazzi, usare anche la Valchiria, il Golem del Ghiaccio e il Cavaliere per andare ad aiutare il nostro arciere magico, soprattutto nel difendersi contro i push avversari. E altrimenti, ragazzi, un'altra buonissima carta che può essere utilizzata, anzi due buonissime carte, sono l'Orda di Sgherri e i Barbari. Vorrei farvi vedere qualche gameplay giocato così, ragazzi, ma per il momento io purtroppo l'arciere magico ancora non ce l'ho. Spero comunque di avervi delucidato un pochettino, spero che questo video vi sia ovviamente piaciuto. Io ve lo ricordo, lasciate sempre un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo in live, ciao!